Ciao, benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Tutte le video guide sono disponibili anche in formato scritto, da leggere. All'inizio di ogni video puoi cliccare in alto a destra sulla scritta "Leggi questa guida" per visitare la pagina e leggere il procedimento. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta puoi velocizzare o rallentare il video. Se non sai come fare, puoi seguire la nostra guida dedicata di cui trovi il link in sovraimpressione o nella descrizione. Infine, per comodità ti consigliamo di tenere questa video guida aperta su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione su un altro. In questa guida, vediamo come disattivare o eliminare i cookie salvati da Chrome sul nostro telefono. Se devi svolgere questa operazione dal computer, abbiamo una guida apposita, di cui trovi il link nella descrizione, dove puoi trovare anche il link a una guida generale sui cookie. Per prima cosa ovviamente procediamo ad aprire Chrome, e una volta aperta l'app, andiamo a cliccare sui tre puntini in alto a destra, indicati dalla freccia. Ci si aprirà un menu, da cui dobbiamo cliccare su Impostazioni, come indicato. Saremo dunque nella pagina delle impostazioni del nostro browser internet. Da qui scorriamo verso il fondo della pagina per trovare la voce che ci serve per gestire i cookie. Appena lo troviamo, scorrendo in basso nella pagina clicchiamo sulla voce Impostazioni sito, indicata dalla freccia. Ora vedremo tutte le impostazioni riguardanti al comportamento che deve tenere il nostro telefono quando visita un sito internet. Come vediamo nell'immagine, la prima voce è Cookie, su cui clicchiamo. Da questa pagina possiamo scegliere che tipo di consenso dare, in generale, ai cookie dei siti web. L'impostazione di base sarà consenti tutti i cookie. La seconda voce è blocca cookie di terze parti nella modalità di navigazione in incognito, e selezionandolo, quando navigheremo con la finestra anonima potranno essere salvati sul nostro dispositivo solo cookie tecnici, ovvero necessari alla corretta visualizzazione del sito visitato. La terza voce, blocca cookie di terze parti, blocca in generale tutti i cookie non essenziali, cosa che su alcuni siti potrebbe causare malfunzionamenti. L'ultima voce, blocca tutti i cookie, potrebbe causare malfunzionamenti nel visitare dei siti, o addirittura non farli proprio visitare. Infine c'è la possibilità di aggiungere alcune eccezioni alla regola che abbiamo appena scelto, cliccando su Aggiungi un'eccezione e inserendo i siti per cui vogliamo la regola impostata non valga. Dopo aver scelto però, i cookie e le preferenze già salvate non sono state eliminate o modificate. Per farlo dobbiamo tornare alla pagina precedente e cliccare sulla prima voce, Tutti i siti, indicato dalla freccia. Nella nuova pagina vedremo tutti i siti e le app che hanno salvato dei dati sul nostro dispositivo, e probabilmente vi stupirete di quanti sono. Da qui, se sappiamo che sito stiamo cercando, o se riconosciamo i siti elencati, andiamo a cliccare su uno di questi per vedere quali dati sono stati salvati sul nostro telefono e come gestirli. Scelto il sito o l'app, vedremo tutte le autorizzazioni fornitegli precedentemente, come quando ad esempio consentiamo l'accesso alla fotocamera e possiamo scegliere di revocare queste autorizzazioni semplicemente spostando l'interruttore in corrispondenza dell'autorizzazione concessa. La voce "Utilizzo" ci mostra la quantità di dati salvata sul nostro dispositivo. Possiamo cancellare questi dati cliccando sul simbolo del bidone della spazzatura. Infine, se vogliamo cancellare e reimpostare i dati del sito, possiamo cliccare su Cancella e reimposta. Dopo aver cliccato Cancella e reimposta, un avviso ci comunicherà che in questo modo verranno cancellati anche tutti i dati offline collegati. Quindi, ad esempio, se avevamo effettuato l'accesso, quando torneremo sul sito dovremo rieffettuarlo. Per continuare clicchiamo su Cancella. Infine ricorda che non tutti i cookie vengono per nuocere. Alcuni servono solo al funzionamento del sito, o a non farti inserire ogni volta i dati di accesso. L'importante è avere i mezzi e le conoscenze necessari per scegliere consapevolmente. Dici com'è andata nei commenti.
Se hai avuto dei problemi, risponderemo il prima possibile. Se la guida ti è stata utile, per favore, metti mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie, e ricorda, come fai? Lo fai online.